Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere tre ricettine per preparare dei dolci con le mele. La prima idea che vi propongo sono questi tortini stupendi con un ripieno appunto di mele e uvetta. Noi abbiamo fatto questo intreccio sopra che è molto scenografico ma anche un po' lungo da fare, quindi potete tranquillamente scegliere una copertura diversa, più semplice e casereccia, insomma va un pochino a vostro piacimento. Io comunque vi assicuro che l'effetto sarà bellissimo lo stesso. Iniziamo quindi andando a sbucciare le nostre mele. Le tagliamo a pezzettini piccolissimi, vi consiglio di fare dei pezzetti proprio piccini, in questo modo nei tortini si cuoceranno meglio. E mettiamo tutto quanto in padella. Aggiungiamo a questo punto lo zucchero di canna, l'uvetta che vado a strizzare bene e un pochino di liquore. Potete mettere ovviamente il liquore che preferite. Mescoliamo bene e possiamo mettere sul fuoco. Mi raccomando, mettete il fuoco basso. E adesso piano piano la frutta inizierà a caramellare con lo zucchero. Basteranno pochi minuti, l'importante è appunto che il fuoco non sia troppo alto, perché altrimenti tutto quanto si potrebbe attaccare e bruciare. Intanto che la frutta cuoce, noi possiamo stendere la pasta frolla. Sul canale trovate una ricetta super collaudata di una pasta frolla completamente vegan, quindi senza uova e senza latticini. Vi lascio tutto quanto linkato nelle schede. Adesso non ci rimane quindi che andare a tagliare dei dischetti di pasta. Io sto utilizzando questo attrezzino che ha due forme, un fiore e una forma tonda, e vado quindi a realizzare i miei dischetti di pasta. Andiamo a mettere i dischetti all'interno di uno stampo per muffin e poi con l'altra parte dell'attrezzino, con questa spatolina diciamo, andiamo a schiacciare tutto quanto all'interno in modo da far aderire bene la pasta ai bordi. Nel frattempo ho steso un altro pochino di pasta frolla, quella che era avanzata, e adesso la vado a tagliare in striscioline sottili, sono circa un centimetro di larghezza. E adesso inizieremo a realizzare il nostro intreccio, quindi vado a mettere su un foglio di carta forno le striscioline tutte quante in verticale, anche se voi le vedete in orizzontale, però dalla mia visuale sono in verticale. E poi vado a mettere al centro la prima striscia nella direzione opposta. Adesso piano piano vado ad alzare le striscioline verticali alternandole tra loro e mettendo sempre la striscia orizzontale. Ora, spiegato così può sembrare un po' confusionario, ma è molto più semplice a farsi che a dirsi. Una volta realizzato l'intreccio, vado a tagliare con un bicchiere dei dischetti. Ho scelto il bicchiere perché avevo bisogno di una forma più piccola, dato che dovranno andare sopra il muffin di base. E guardate già che bell'effetto che fanno. Devo dire che l'intreccio è davvero una di quelle decorazioni molto semplici, anche se è un po' lunghetta, però davvero molto scenica. Possiamo ora riempire i nostri tortini con le mele cotte. Volendo potete realizzare anziché dei piccoli tortini una torta unica, quindi mettendo la pasta frolla in una tortiera come se fosse una semplice crostata, e poi procedere come abbiamo fatto noi. Adesso che abbiamo riempito i tortini possiamo mettere sopra il dischetto di pasta intrecciato e lo andiamo a sigillare bene con i rebbi di una forchetta. A questo punto non ci rimane che infornare tutto quanto a 180 gradi per circa 20 minuti. E questo è il risultato, i nostri tortini sono pronti, appena dorati in superficie e sono davvero squisiti, l'interno è super morbido, le mele cotte fanno davvero un ottimo contrasto con la pasta frolla che invece rimane molto friabile. Passiamo alla ricetta successiva. Abbiamo preparato delle mele ripiene decorate con questo biscotto in superficie che fa un po' da chiusura alla mela. L'interno è fatto appunto con le mele, anche in questo caso dell'uvetta secca e altri ingredienti. Semplicissime ma d'effetto, vi faccio subito vedere come le abbiamo fatte.
Iniziamo tagliando la calotta della mela, cercate di non tagliarne troppa, altrimenti se come me avete queste mele anche un po' piccoline, rischiate di dare un brutto effetto. E iniziamo a scavare. Ora, come vedete, farò molta difficoltà io perché ho soltanto un cucchiaio, non so come ho perso il mio scavino. Se avete uno scavino è un procedimento molto semplice e anche abbastanza veloce. Se invece non ce l'avete, dovete aiutarvi tra cucchiaio e coltello e scavare molto delicatamente. Una volta svuotata la mela, andiamo a spezzettare la polpa ottenuta e la andiamo a mescolare con un pochino di farina, della frutta secca tritata, uvetta, come sempre ammollata e strizzata, dello zenzero e della cannella, che io ho completamente finito, però ve lo volevo far vedere in modo da darvi un'idea più chiara. Voi mettetela che ci sta benissimo. Quindi mescoliamo bene e lasciamo riposare un pochino. Intanto stendiamo la nostra pasta frolla, questa era quella che è avanzata da prima, per preparare i nostri biscottoni di decorazione. Utilizzo in questo caso lo stampino dalla parte del fiore e mi vado a ritagliare i miei bei fiori. Non ci rimane quindi che riempire le mele con il ripieno. Cercate di farne entrare tanto perché poi una volta che si cuocerà comunque le mele ridurranno un pochino il loro volume, quindi schiacciatelo bene all'interno. A me ne è venuto troppo di impasto, come vedete, per fare il ripieno, perché avevo paura che non bastasse, quindi mi sono sbucciata e tagliata un'altra mela, ma era assolutamente non necessario. Quindi gli ingredienti che trovate nella descrizione sono quelli precisi. Chiudiamo quindi con la pasta frolla in superficie. E come piccola decorazione, piccola chicca, andiamo a infilzare sopra il picciolo, il gambo della mela che ho tenuto da parte quando ho tolto la calotta. Facciamo dei piccoli taglietti in stile apple pie, che sono sia funzionali che anche in questo caso un po' di decorazione, perché vanno a creare un piccolo disegno molto carino. E mettiamo tutto quanto in un tegame coperto di carta forno. Adesso possiamo mettere in forno, però prima vado a coprire il tutto con un foglio di alluminio. Questo perché il biscotto avrà una cottura molto più rapida rispetto alla mela, che invece dovrà cuocere in forno molto lentamente. Le mele hanno cotto a 180 gradi per circa 50 minuti e questo è il risultato. Sono davvero bellissime, mi fanno molta gola, mi danno proprio l'idea di quei dolci magari mangiati a merenda, a colazione in autunno o a Natale. Piccola spolverata di zucchero a velo che ci sta sempre benissimo e anche questa ricettina è pronta. L'ultima idea che vi proponiamo è una torta di mele, semplicissima ma al tempo stesso molto ricca di sapori e anche di ingredienti. Noi infatti l'abbiamo arricchita con un cuore di marmellata e questa ricetta, questa torta di mele, ce la faceva spessissimo nostra mamma quando eravamo un po' più piccole, quando eravamo bambine. In questa torta ci sono le uova, quindi non è vegan, però niente paura perché vi lasciamo in descrizione una ricetta per prepararla appunto senza uova. In una ciotola mescoliamo uovo e zucchero, mescolo bene con una forchetta e vado subito ad aggiungere l'olio. Aggiungo anche un pochino di farina e vado ad alternarla al latte. Continuo a mescolare fino a che non ottengo un composto bello liscio ed omogeneo. Infine aggiungo il lievito per dolci e le mele che avevo tagliato a cubetti. A questo punto posso sbucciare una mela per intero, quindi non la faccio a fettine, perché la andrò a tagliare a pezzettoni in questo modo e poi taglierò la superficie con un coltello cercando di formare delle fettine senza però arrivare fino in fondo. Verso quindi tutto quanto in una tortiera che ovviamente avevo precedentemente infarinato e vado adesso ad aggiungere la mia marmellata. Io utilizzo una marmellata e frutti di bosco, ma potete mettere il gusto che preferite. Vado a mettere 5 cucchiaiate perché ho 5 pezzettoni di mela. Li appoggio sopra e li spingo un pochino.
il diametro della tortiera è di 17 cm e adesso possiamo mettere tutto quanto in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. Ovviamente fate sempre la prova a stecchino prima di toglierla dal forno. E questo è il risultato, una torta davvero bellissima come tutte le torte di mela. Io spero tantissimo che queste tre idee, queste tre ricettine vi siano piaciute e come sempre se le replicate mandateci una foto taggandoci su Instagram o su Facebook. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!